Credo che la domanda in assoluto che più mi sia stata fatta è: Christian, ma supponiamo che io mi metta proprio 8 ore al giorno a studiare quel brano che mi piace tantissimo, essendo che parto da zero, secondo te, fra quanto tempo sarò in grado di suonarlo? Questa è la domanda tipica delle persone che non hanno mai toccato un pianoforte, non sanno che cosa sia un pianoforte, hanno sentito un brano, hanno visto un brano, hanno visto un pianista suonare un brano, si sono innamorati di quel brano, magari è la colonna sonora del loro film preferito, vogliono suonarlo al pianoforte, quindi vanno alla ricerca di un maestro di pianoforte, un insegnante di pianoforte, con l'obiettivo di dire: voglio suonare questo pezzo, non me ne frega fare nient'altro, non voglio fare tecnica, non voglio fare teoria, non voglio imparare a leggere uno spartito, non voglio fare nient'altro, voglio suonare quel pezzo. Sono tante le persone che fanno questo ragionamento. E il compito a quel punto dell'insegnante di pianoforte è quello di far capire che non si può partire da zero e ambire a fare un brano complesso. E te lo spiego subito, sono qui in questo video per spiegartelo, te lo dico perché tanti studenti sono venuti da me con richieste di questo tipo. C'era uno studente che si doveva sposare, voleva suonare al matrimonio con la moglie, durante il matrimonio, questo brano, che era un brano piuttosto complesso. Lui partiva da zero e diceva: Christian, guarda, se tu mi fai vedere i tasti che devo abbassare pian piano a mo' di tutorial, io lo imparo. E poi quando dovrò suonarlo al matrimonio farò questo regalo, questa sorpresa a mia moglie, che non mi ha mai visto suonare il piano, mi vedrà suonare il piano e si emozionerà. E io ho detto: guarda, che questa cosa è infattibile. Questo brano qui che tu mi stai richiedendo si fa un terzo o quarto anno di studi. No, ma non mi importa, cioè, nel senso, io sono un tipo determinato, se io mi metto 8 ore al giorno, quel brano arrivo a farlo. Sì, non è tanto le 8 ore al giorno o le 16 ore al giorno di studio, è che se un brano è tecnicamente superiore, noi possiamo stare qui, veramente, io posso accamparmi a casa tua, posso stare tutto il giorno a farti vedere i tasti che devi abbassare, ma ti mancheranno dei presupposti tecnici per arrivare a farlo e ci metteremo una valanga di tempo perché non sai leggere uno spartito, quindi dovrai memorizzare tutti i tasti da abbassare, ci metti una valanga di tempo. Finita questa valanga di tempo, ammesso che tu abbia imparato a suonare questo brano, sai suonare solo questo e nient'altro, quindi tutte le lezioni buttate nell'aria, e non ti verrà comunque come l'hai sentito tu, perché tu l'hai sentito fare da professionisti. Da uno che parte da zero e cerca di arrancare a farlo, uscirà tutto spezzettato, eccetera, eccetera. Non è possibile, non è possibile. Sto parlando del brano Compton Down 3, farò comparire magari qui sotto il titolo. È il brano che magari la strofa si può imparare a fare, ma il ritornello, se non si hanno dei presupposti e degli studi di teoria musicale, non si riesce a fare, garantito al 2000%. E niente, fa: ah, cavoli, però insomma, proviamo. Allora io poi sono stato anche fin troppo buono, ho provato a consentire, avevamo provato a fare 2 o 3 lezioni e poi finalmente si è reso conto di quello che gli avevo detto dall'inizio. Hai visto? Non puoi imparare a fare, per quanto impegno e amore e passione tu possa averci, non puoi imparare a fare un brano così complesso se parti da zero. Prima devi apprendere le basi pianistiche, poi inizia a fare i pezzi che ti piacciono. Cioè, se un percorso. Suonare il pianoforte purtroppo non è una cosa facile, non è facile perché altrimenti il percorso non era così lungo. Né? Dice: voglio imparare a fare la pasta. Vedi qualcuno che ti dice gli ingredienti, la roba, i passaggi da fare, bene o male ti esce. Magari non ti esce la pasta più buona del mondo, ma ti esce lì nel giro di 20 minuti hai imparato a fare la pasta. Suonare il pianoforte ha talmente poi di tanti gradi di complessità e di difficoltà che è una roba lunghissima. E non stiamo parlando di suonare il flauto o comunque uno strumento che ha una sola linea melodica, con tutto il rispetto verso quegli strumenti, adesso arriveranno qui sotto gli haters del violino, il flauto. Ha una linea melodica, certo, sia il violino che comunque anche il flauto si suona comunque con due mani, ma è un solo pentagramma, una sola requina. Una volta imparato la chiave di violino, bene o male, sei a posto. Qui non solo
hai due mani che si coordinano in maniera totalmente diversa. Non solo avrai anche il pedale, perché c'è anche il pedale che suona nel pianoforte, ma dovrai leggere due chiavi in contemporanea, cioè i tuoi due occhi si devono sdoppiare per leggere in contemporanea due robe, per di più in due lingue diverse, chiave di violino, chiave di basso. Cioè, come se io ti chiedessi di leggere in austriaco e in francese contemporaneamente due testi completamente diversi, non della stessa poesia, no, due poesie completamente diverse. È difficile. Ti rendi conto che solo per iniziare ad entrare un pochettino in questo mondo e capirci qualcosa, ci devi mettere almeno un anno e forse inizi a capire come ti chiami. L'anno proprio è la roba più base dove lo studente si impegna tanto e vede pochi risultati perché è un mondo tanto complesso. Poi, io dico sempre che dopo i 2 anni inizi solitamente a divertirti e a vivere un pochettino di rendita, un pochettino di rendita, ma all'inizio è molto complesso. Quindi, se sei una di quelle persone che dice no, io voglio imparare a suonare quel pezzo lì perché è troppo bello, è il brano preferito di mia moglie o le altre cose, non farlo. Non farlo perché perderesti un mucchio di tempo, ma sarebbe proprio buttato perché, come ti ho detto prima, ammesso anche che tu riesca ad impararlo in qualche modo, un po' magari altalenante, non fluido, eccetera, supponiamo che tu sia riuscito a farlo e non sarai soddisfatto perché non ti verrà come l'hai sentito fare da quelli bravi. Hai perso 3-4 mesi della tua vita, 8 ore al giorno, ammesso anche che tu abbia 8 ore al giorno libere per fare questo. E poi sai fare solo quello. Se vuoi imparare un altro pezzo, devi spendere altri 3-4 mesi della tua vita con altre 8 ore al giorno. Allora io dico, ma non fai prima a capire il linguaggio musicale? Cioè è molto più facile. E come, guarda, ti faccio questo paragone qui, ottimo. È come se io, che parto da zero, vado da un insegnante di inglese e dico, senti, io non voglio imparare la grammatica, non me ne frega nulla quando devo mettere il do, quando devo mettere il did, quando devo mettere il fut, non me ne frega niente. Io voglio imparare, tu adesso mi dici delle frasi prestabilite che io imparerò a memoria. Per esempio, se voglio chiamare un taxi, mi dici qual è la frase che devo fare. Se voglio ordinare un panino col salame, mi dici la frase che devo dire. Cioè, allora, questo insegnante di inglese, per carità, se io lo pago, lui lo fa. Mi dà tutte queste frasi che io devo memorizzare, come si prende un taxi in inglese, come si ordina un panino, come si prende un biglietto del treno, per esempio. E ti rendi conto che mi dà una sfilza di 50 frasi che io devo memorizzare a memoria. Allora, com'era quella frase lì? Com'è che si prendeva il biglietto di un treno? Ma non fai prima a fare l'investimento, perché è un investimento, a capire come si dice come in inglese? E già capendo così, cioè come in inglese, ti risolvi tante robe. Cioè non fai prima a capire quali sono le varie parole che si traducono in inglese per poi formulartene tu le frasi all'interno della tua mente? La stessa cosa è nel piano. Non fai prima a capire e a decifrare prima il linguaggio musicale per poi parlare nella stessa lingua della cosa che stai studiando. È molto più semplice. Si tratta di investimento. L'investimento che cos'è? Proprio in qualsiasi termine, è un qualcosa, una spesa, in questo caso una spesa di tempo, è una spesa di tempo che io faccio inizialmente per poi trarre benefici dopo. Cioè, quando io compro una casa e la metto in affitto, io quella casa la pago 100.000 euro e in affitto mi danno 500 euro al mese. Ok, arriverà un punto fra tanti anni che arriverà quello che viene chiamato il break-even point, cioè il punto in cui, a furia di loro di darmi 500 euro al mese, 500 euro al mese, io avrò ricevuto indietro dagli affitti i miei 100.000 euro. Da quel punto in poi, che potranno essere 10, 20, 25 anni, da quel punto in poi io andrò in positivo, tolte chiaramente tutte le spese che ci sono sulla casa, imprevisti e robe varie, ok? La stessa cosa è applicabile in qualsiasi campo. Io faccio la spesa di tempo iniziale di imparare questo nuovo linguaggio, voglio imparare a leggere la musica, a capire la musica, cosa sono quei pallini, perché sono disegnati in un modo e non nell'altro, e come devo suonare se sono disegnati in un modo e non nell'altro, cos'è l'altra chiave. Mi faccio un mazzo per cercare di capire questo nuovo linguaggio, poi boom, parlo quel linguaggio, non è più un geroglifico e devo imparare a macchinetta, abbassare il tasto perché me l'ha fatto vedere qualcuno, me l'ha detto qualcuno.
Questo è quello che bisogna fare. Quindi se vuoi imparare, se ti trovi in questa situazione e vuoi imparare le basi del pianoforte, sappi che ho realizzato un corso, si chiama Piano Lion, qui sotto trovi il link per dargli un'occhiata e sbirciarlo. È un corso che parte da zero e ti porta ad apprendere le basi pianistiche. Così non sarà più un mistero per te quelle note, quei pallini, quella gambetta, perché capisci che cosa vuol dire, capisci qual è la giusta impostazione al pianoforte, suoni cercando di risparmiare al massimo le tue energie e di ottimizzare il tutto. Quindi, se ti trovi in questa situazione, spero di averti aiutato. Te lo dico perché da insegnante di pianoforte mi sono capitati tanti di questi casi. Come hai visto, ho cercato poi a un certo punto anche di assecondare uno di questi casi, ma siamo andati a finire su quello che già avevo previsto e non era facile, non era difficile da prevedere, ossia perdita di tempo, perdita di tempo, perdita di tempo. Bene, ti ringrazio per aver visto tutto il video fino a qui e noi ci vediamo quindi prestissimo, veramente prestissimo, con un altro nuovo video. Ciao, adio!